Ciao a tutti, sono Barbie Xanax e benvenuti su Barbie Review, la rubrica di recensione di Scream Week rigorosamente senza spoiler. Se siete indecisi su cosa andare a vedere al cinema, tranquilli perché ci pensiamo noi di Scream Week. E oggi vi parlerò dell'ultimo film Marvel che sta letteralmente conquistando il botteghino, il box office, ovvero Spider-Man No Way Home. Qualcuno di voi l'ha visto? L'avete visto senza avere spoiler? Vi è piaciuto? Fatemelo sapere qui sotto. Prima di farlo però non dimenticate di cliccare sulla campanella qui sotto così da attivare le notifiche e non perdervi nessuno dei prossimi video di Scream Week. Inoltre, se amate le nostre rubriche però preferite magari il formato podcast, tranquilli perché potete seguirci anche in formato podcast. Ci trovate su Spotify. Trovate tutte le informazioni qui sotto. Se invece volete rimanere aggiornati su tutte le nuove novità del mondo del cinema, tranquilli, seguiteci su TikTok, perché Scream Week è disponibile anche su TikTok. Ma iniziamo subito a parlare di Spider-Man No Way Home, il terzo capitolo di questa trilogia che vede lo Spider-Man di Tom Holland. Il film inizia laddove finiva Far From Home, ovvero con Spider-Man smascherato in diretta TV. Ora tutti sanno che Spider-Man è Peter Parker. Peter inizia così a pagarne le amare conseguenze e da grandi poteri ne derivano delle grandi responsabilità, soprattutto quando queste conseguenze molto negative andranno a intaccare la vita dei suoi due migliori amici e della sua ragazza. Lì Peter si sentirà responsabile di aver letteralmente rovinato la vita dei suoi due amici e così tenta di farsi venire un'idea così da poter cambiare tutto. Si rivolgerà a Doctor Strange chiedendogli una cosa: visto che tutti sanno che Spider-Man è Peter Parker, perché non fare una magia, un incantesimo in modo che tutti possano dimenticare tutto ciò? Tenteranno di farlo, ma qualcosa non funzionerà alla perfezione. E infatti inizieranno ad arrivare nel suo universo diverse persone che conoscono Peter Parker, ma non lo conoscono con quelle sembianze. Cosa sta succedendo? È possibile fermare questa cosa? Sfuggirà letteralmente di mano? Lo scoprirete guardando il film, perché qui non si fanno spoiler. Ma iniziamo a parlare di Spider-Man No Way Home, che chiude così la trilogia dello Spider-Man interpretato da Tom Holland. Il film sta avendo tantissimo successo, sta facendo degli incassi da record e diciamo che era molto difficile perché sembra che complessivamente stia conquistando il pubblico. Un pubblico che aveva tante aspettative per questo film, soprattutto dopo i rumors, perché insomma secondo alcuni rumors teoricamente potevano comparire per una via o per l'altra anche gli Spider-Man precedenti, quelli là di Tobey Maguire e Andrew Garfield, secondo alcuni. Riuscire così a sorprendere il pubblico e non deluderne le aspettative è un compito molto molto complicato, così come riuscire a bilanciare il fanservice con un certo tipo di coerenza. Ma all'apparenza, o almeno secondo me, Spider-Man è un'ottima visione, soprattutto per i fan e soprattutto per chi magari è cresciuto con la saga di Spider-Man nella versione cinematografica. Questa conclusione sembra un po' un grandissimo omaggio al personaggio di Spider-Man di per sé, non limitandosi semplicemente alla versione recente. Il fanservice c'è, però secondo me riesce a puntare direttamente alle emozioni del pubblico, tanto da fargli dimenticare quasi che esiste questo fanservice e anzi riuscirli a fare emozionare e stupirli anche davanti a cose che insomma magari già sapevano o speravano accadesse. E ditemi, a voi Spider-Man No Way Home ha convinto oppure no? E soprattutto, che aspettative avete per il futuro cinematografico del personaggio? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Prima di farlo però non dimenticate di iscrivervi al canale di Scream Week e seguire Scream Week su tutti i suoi social, soprattutto sul sito www.screamweek.it, per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità nel mondo del cinema, delle serie TV e delle piattaforme di streaming. Grazie mille ancora per aver visto questo video, io sono Barbie Xanax, se avete ancora voglia di sentirmi parlare di cinema ci vediamo sul mio canale, ovvero Barbie Xanax. Grazie mille per essere stati con me. Ciao!